Salve a tutti cari sconosciuti, io sono Ferrer, o se preferite Meloki, e a grandissima richiesta siamo tornata su questo capolavoro che è Bound by Flame, per quanto penso che abbiate un po' travisato, perché la mia domanda non era tanto sul farci un gameplay completo quanto sul mostrarvi un po' di più, visto che ho ribadito più volte che effettivamente il peggio deve ancora arrivare. Non potete chiedermi di giocarlo tutto, cioè no. No, proprio no. Mi dispiace, ma no. E con questo scorcio estremamente poetico, vi avviso, come avrete già notato sul canale, comunque che è passato un po' di tempo. Quindi probabilmente io, ecco, ho completamente dimenticato i comandi. Dunque, allora, così va bene. Così cambio. Ah, ma salve! Che schifo. Sono chiaramente dei testicoli. Ok, così mi paro. Io vorrei farvi notare quanto si è sciolta già la tipa, comunque. Stiamo giocando a difficoltà standard. Oh, porca miseria. Ma sul serio? Ma non la ricordavo mica questa cosa, eh. Beh, mi fa piacere che io sia salita di livello, però. Caratterizzazione, tra l'altro, di un certo livello. Perché balla? Perché balla? Perché balla? Per castare. Ah, sì, Sibyl, certo. Hai notato che sei tipo appena svenuta, non appena abbiamo respirato e ci hanno lasciato i nostri amici, sì? Ora, chiaramente qui siamo ancora in un momento in cui siamo delle caccole, questo. Ok, questa non è la direzione giusta, Sibyl, d'accordo. Siamo chiaramente delle caccole in questo momento, però vi renderete pur conto che insomma non è l'approccio classico. Che schifo! Che schifo! Ma siamo impazzi, ma che schifo! Ma poi perché fa così male? Anche il fuoco gli fa pochissimo comunque. Che posto di merda! Santo cielo, curami, ballo un po'. Balla, balla. Però un bel culo, dai. Almeno questo. Il gioco mi ricorda che posso usare la modalità furtiva, giustamente. Che però, come vedete, non serve assolutamente a niente, perché i danni sono ridicoli. Io ricordo, in genere questi giochi sono, questi giochetti un po' così mediocrini, oscillano tra il troppo facile e il troppo difficile. Pensando che fosse uno dei giochi troppo facili, io lo cominciai alla difficoltà massima. Sono arrivata appunto anche in quel caso fino al secondo boss con mille problemi, per poi rompermi le scatole, ricominciarla alla difficoltà standard, rompermi di nuovo le scatole. E quindi decidere di mollarlo. Però sarebbe carino se mi curasse la tipa, eh? Cioè, sarebbe male. Quindi in realtà non sono mai andata oltre il secondo boss. Potenzialmente poi diventa un gioco fantastico, anche se ne dubito fortemente. Questa sensazione è brutto, le ambientazioni non sono. Non hanno nulla di particolare. I nemici sono brutti. Lui non ha una caratterizzazione particolarmente. Dove caspita è finita lei? Vieni qua, brutta deficiente. E poi c'è una sorta di. Non. Di non mo. Quello è un tipo simpatico, effettivamente. Mi ricordo che c'era una specie di tipo che era rimasto all'interno del suo corpo. Forse si era reincarnato, non ricordo. Comunque era un tipo estremamente inquietante. Che praticamente era uno morto, però era uno morto senziente. Quello era molto simpatico. Anche perché, come vi dissi, in base alle scelte che si fanno, il demone dentro di noi prende sempre più piede e questo porta a, effettivamente a dei bonus e dei malus, ma anche a dei cambiamenti della personalità del protagonista. E in base a come siamo, i nostri companion si comporteranno in maniera diversa nei nostri confronti. E appunto, non so perché non l'abbia colpito. Niente, malissimo, non serve a niente. Palle di fuoco non servono a nulla. Per cui, in realtà, è molto simpatico vedere come questo non morto reagiva a noi quando aveva benissimo, aveva capito perfettamente cosa stesse accadendo mentre io sto morendo. Sono morta. Sono i nemici base.
Veramente. Comunque era molto simpatico vedere come appunto il non morto reagisce a noi posseduti completamente dal demone. Questo gioco è una merda. È una merda. Io non capisco chi lo difende, davvero, davvero. Cioè, sindrome di Stoccolma a mille. È una cacata, è un gioco di merda. Io ho giocato The Witcher 3, Marcia della Morte, seconda run, è stato tutto in discesa tranne gli Algol. Veramente l'unica difficoltà è stata una zona piena di Algol. Ma per il resto non ho avuto nessun problema. Cioè, questo gioco è veramente imbarazzante. Un'altra cosa estremamente simpatica di questo titolo, che appunto continua a far parte della tutta la roba sprecata, è appunto la possibilità di personalizzare le varie armi, ma anche gli equipaggiamenti, con dei potenziamenti che aggiungono qualcosa. Per esempio, nel caso dei pugnali, si possono personalizzare la guardia e il pomolo. E questo va a modificare effettivamente l'arma, per esempio, anche esteticamente, come vedete. È una cosa molto, molto carina. E come vedete, appunto, servono dei materiali e in base, non cambia chiaramente solo l'estetica, ma anche, ad esempio, probabilità di critico più 6% e più 1 di attacco, per esempio. Facciamo questo perché è l'unico che possiamo fare, creare guardie barbare. Esatto, e adesso sono modificati, ma anche i popoli stessi, vedete. Si possono modificare, in questo caso non abbiamo ovviamente i materiali che possono comunque essere acquistati. In realtà in questo gioco si acquistano più i materiali forse che i potenziamenti in sé. E vale anche per questo caso no, perché appunto l'arma deve avere degli slot chiaramente per essere potenziato. Però appunto ma vorrei tanto stare così, solo che vi rendete conto che non è assolutamente il caso, visto che già adesso siamo un po' messi male. Per esempio, appunto, spallacci. O le scarselle, che immagino tutti sappiano cosa sono le scarselle, però in questo caso sì, ok, che danno la resistenza fisica, questo gioiello, trofeo, insomma. Però l'idea, il concept è veramente figo, perché tu puoi personalizzare tutto, solo che in un altro gioco, in un'altra vita, questa cosa sarebbe stata fantastica perché ci sarebbero state tantissime estetiche, ai livelli avanzati sarebbe stati veramente ai livelli della figaggine assoluta. Eppure non è così, è tutto così dozzinale ed è davvero, davvero un peccato, proprio perché si vede che le idee ci sono e avrebbero funzionato in un gioco decente. Che divertente! Soprattutto perché mi ha alloccato il nemico più lontano, non si capisce. Che bello! Ok, cioè, ok, va bene, io non so che dire, ma soprattutto perché non posso schivare in avanti? Perché devo per forza schivare all'indietro? Che ansia! No, comunque un bel posticino, signorina Sibyl. Lei davvero, devo dire che ha dei gusti molto particolari. Il fatto che lei ritenga questo luogo stupendo e fantastico mi fa seriamente preoccupare sulle sue attività sessuali a letto, perché se lei ritiene questo fantastico, forse è meglio che la lascio qui in compagnia dei suoi tentacoli e io vado a sbrigare le mie cose col mio amico cornuto, il mio amico demone. E non ci diamo più confidenza, ecco. Nessuno scoprirà mai qual è la regola numero 2, comunque, ragazzi, non si sa. Per riferimento al video della volta scorsa, resterà per sempre un mistero. Ma poi che schifo di mostri schifosi. Guardatelo, arrabbiatissimo. Sembra un gatto arrabbiato. Che schifo, che schifo. È incredibile che non sappiamo niente, io non voglio sapere niente di questi animali, Sibyl, mannaggia a te che mi hai portato in questo posto di merda. Ma soprattutto, perché non mi ha accompagnato nessuno? Dove sono andati gli altri? Perché stiamo facendo questo giro? È tutto così confuso e orribile. Eccolo, guardalo, 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 arrabbiatissimo. Perché lui li sciotta e io no? Perché io devo dargli 12.000 colpi e lui li sciotta? Questa cosa è alquanto ingiusta. Le espressioni facciali. No, 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 forse non hai capito, lui è molto più forte di te. Forse non è chiaro. No, 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 oh, wow, 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 wow. Ma che
prendendo con lui, no? Che c'entro io? Lasciami stare. E Sibyl, tu cura invece di lanciare le tue palle. Sono chiaramente scorreggi quelli che lancia. Se lancia scorreggi dalle mani. Che cos'è questa roba? Queste palline elettriche brutte. Ma non vedi di curare, Sibyl, di fare il tuo ruolo. Sei femmina, devi curare. Che è sta storia che ci le donne che combattono. Ma ti prego. Ma vedi di fare qua e poi fammi un tramezzino. Perfetto. Oh, lui, me lo ricordo, Ranval, quanto è inquietante, che parlava in terza persona. Sì, se è anche abbastanza inquietante, visto tutte le ossa di natura sconosciuta che hai addosso comunque, e visto che non ho visto nessun animale con delle ossa, ma solo insetti e tumori volanti, io qualche domanda me la farei, e fuggirei molto in fretta, saranno chiaramente ossa di bambino, comunque, a parte le cavolate, siamo arrivati al primo villaggio, levati, raggiungi Valvenor. Ok, raggiungiamo. No, 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 Vulcan, calma, calma. Dammi un attimo di tregua. It is not a beautiful place, but for the time being, it seems to be unknown to the Deadwalker army. This village has known better days. Quale fauna che viveva nelle paludi? Perché ripeto, io ho visto soltanto enormi insetti schifosi. Cosa mangiano le persone qui? The only visitors are refugees. Sadly, too numerous for the scant resources of the village. A small healing house provides comfort and succor to the injured. Ok. Is quite fond of Mirana, the healer who runs the place. Va bene. Does the mercenary see the building opposite? It was once an inn, but it is now the residence. Guardate la faccia, quanto sta dicendo, ma che cazzo vuoi? This is a very large inn, considering the size of the village. Va bene, d'accordo, grande lore. Però la mia domanda continua a essere: che cosa mangiano queste persone? Vabbè, dai, perché parli in questo modo? Ok, va bene, lui parla così. Quest'uomo, poi scopriremo che cambia pure faccia, uccide le persone se gli diamo una lista, la solita storia. Guardate che brutto, ma sembra pastelloso, non lo so. Oh, e poi invece ci sono loro, che sono bellissimi. Cioè, sono fra gli animali domestici più ben realizzati che abbia mai visto in un videogioco. Realmente, non sto scherzando, non sono ironica. Le corna sono stupende. Guardateli, così grassi. Ma buongiorno comunque. Hai mai usato la testa come incudine? Esatto. Ecco. Ecco, se ti sei calmato, cretino. Ah, ma sarebbe un elfo? No, non è un elfo. Anche se delle orecchie particolarmente da elfo, sei un elfo? Beh, questi elfi sono palestratissimi. E qui ci sono anche NPC, perché questo gioco ha anche le quest secondarie. Caspita, nel braccio. Fucking mercenary. Va bene, sei molto simpatico. Guarda un pochino a farmi la morale, un merdoso bifolco. Vai tranquillo che la merda non si offende molto facilmente, ecco. Sono stato un signore. Ecco. You again? I thought I made myself clear. I got no money to employ you. Ok, stai calmo però, eh. Tanto avrei bisogno di me prima o poi. Ah, e c'è anche il ciclo giorno-notte, tra l'altro. Quante cose sono state messe in questo cazzo di gioco. Wow. Polvere di cuore del mondo. Mirana. Dimmi, Mirana. My goodness, let's see. You're not pushing blood, you're not vomiting your guts out. Both legs are in place and they seem to be holding you upright. Congratulations.
It looks like you'll pull through. And now you'll excuse me, but I have other miracles to accomplish. Okay. And scusa se ti disturbo. I don't want to take up too much of your time, but I'd like to speak with you. Are you wounded? No. No. E allora che vuoi? A refugee dying of starvation. Hey, I'm a mercenary. Ecco. We're always hungry. Why don't you go roast a Chrysalian and come back and see me when you're twisted in pain? Giustamente, giustamente. Altrimenti è bella pure massiccia lei. Il municipio, attenzione, so che siete esaltatissimi dalla trama di questo titolo che vi avrà coinvolto, me del resto ha coinvolto anche me, quindi adesso vediamo un po'. Vabbè, guarda, se quelle cose attaccano i non morti non ti dico. Sono tutti truccatissimi in questo mondo. No Ice Lord scouts who find this village will ever escape to tell the tale. Sta nevicando? C'è la polvere, ma sembra che stia nevicando. Non è in sospensione, sta cadendo verso il basso. Especially the defenses around that refugee camp of yours. The arrival of the Freeborn Blades and the Red Scribes has greatly improved our chances of survival, Captain. Believe me when I say that we are most grateful to have you with us. Quanto è bello comunque il doppiaggio, sul serio, non... Ma dove li hanno spesi? Ma avevano soldi quindi? Ma come li hanno spesi? Ma cosa hanno fatto? Tra l'altro io, mi sembra che siano sempre gli Spiders. Hanno fatto i giochi di Sherlock Holmes, a me sono anche piaciucchiati, per quanto tecnicamente siano bruttini, ma hanno veramente delle belle idee dentro. Soprattutto il testamento di Sherlock Holmes mi è piaciuto molto, anche come trama e tutto. Cioè, mi è piaciuto molto di più il... Ah, la bestia, sì, ok, vabbè, c'è un mostro, devi uccidere il mostro, d'accordo. Scusate se mi distraggo un attimo a questa trama complessa. No, ma il testamento di Sherlock Holmes, tra l'altro, ha... secondo me è un Moriarty molto più figo di quello della serie TV. A me il Moriarty della serie TV non è piaciuto. Se dobbiamo dirla tutta. Oh, come ti permetti? Vabbè, comunque sì, dai, mandiamo. Esatto, se siete in troppi scappano. Se siamo soli muoiono. Va bene, tutti al mondo fa schifo, siamo tutti depressi, io ho il muschio sui capelli. Ok, io divento uno strigo. Your endless wailings are unbearable. E guardate la faccia del capitano. Vulcan? But by the gods, man, what is... This world is condemned. The cold have invaded its ground. Che sono troppo fighe queste idee. Ma perché sto gioco fa così schifo, mannaggia. Leaving your limbs like fish taken from the water. Miserably shuffling about to conserve the illusion of warmth. Life and not feel the passing of your last breath. Well, I must endure. Che giustamente quello si è rotto le scatole, era quello che stavo dicendo anch'io. Basta lamentarsi, che palle. Vulcan, stop this nonsense immediately. It is not he who speaks. All the fall to ruin about you. Con che animazioni, mamma mia, che peccato. You cannot vanquish your dead walkers. No more than you can vanquish their necromancer masters. Lore, signori, lore. Heart of the world. They drink it. They suckle it dry. Your only chance to cleanse is to go to the world heart and liberate it from its servitude. The world heart is a myth, a forgotten fairy tale, no more real than mago, ti ricordo che tu usi la magia? Ti ricordo che stai parlando con un uomo posseduto e tu mi dici che un demone ti sta parlando nel cuore del mondo e tu dici un demone è una favola? Come i nani? Ma che cosa dici? Te lo sta dicendo un demone? Che fa? Sbadiglia. Cease your pretense. I know you have returned to consciousness. Ah no, era una... No, okay. Si è addormentato, praticamente si è addormentato e il demone ha preso il controllo. Ok,
This is not the first time you have felt this presence manifest itself. No. No, it's been there since the temple. It's also in my dreams. I think... Interesting. It would seem that your body quest'uomo ha veramente un intuito notevole. And it is clearly a spirit. Sulla base di cosa dice una cosa del genere? Vorrei capire sulla base di cosa. Cioè, o ha visto che ha dato fuoco al mostrone e quindi l'ha capito, ma a quel punto non doveva avere dubbi che era posseduto, oppure... No, vabbè, ok. After all, it's your disciples that let this thing out of its cage, right? That has nothing to do with it. Come non c'entrate assolutamente niente? Siete stati voi a fare il rituale? Che... Allora non mi dovrete rompere le palle. Ecco. Ah. Obviously you haven't understood. The thing that is inside you, it wishes you ill. There is not enough space inside you for two souls. That demon wants your... E questa cosa succede sul serio, cioè non è solo una minaccia, può veramente accadere. Thou thinkest I crave the body of a mortal? I am a prisoner here. My place is in the world heart. It will not hesitate to lie to you, to tell you that which you wish to hear, so that you will... Sì, ma Eolas, è colpa tua. Cioè, non sta parlando al protagonista quasi come se fosse colpa sua. Aiutalo invece di dirgli: oh, stai attento! Scaccialo! Come lo dovrebbe scacciare? Ma poverino! Esatto! State zitti! Ma poverino! Ma poverino, veramente, Eolas. Senti, Eolas, allora, forse non hai capito. Perché poi lui dovrebbe avere, a parte essere vestito chiaramente di corteccia, ma dico un minimo di interesse. Cioè, loro stavano cercando di evocare qualcosa, comunque, e l'hanno fatto. E adesso quella cosa è dentro di me, quindi... Cioè, studiami! Cerca di capire che cosa ho dentro. Ah, un demone ed è chiaramente legato al fuoco. Ma chi te l'ha detto? Ripeto, o mi hai visto usare il fuoco e quindi chiaramente BBB e non dovresti avere dubbi sul fatto che sono posseduto, oppure non l'hai visto e allora non puoi sapere che sono legato al fuoco. Comunque va bene. Ragazzi, non voglio fare durare troppo questi video, penso che farò questo, magari ne farò un altro paio, vediamo. Voglio almeno arrivare dove sono arrivata da sola, o magari un poco prima, perché effettivamente io ho superato il secondo boss, era arrivata nell'area ghiacciata. Se voi se l'avete giocato, mi dispiace per voi, ma avrete presente. È arrivata all'area ghiacciata, ma infatti ho incontrato la strega, che comunque si incontra fra poco, e anche l'altro companion lì, il tipo buffo col bastone, mi pare avesse un bastone, il non morto parlante, esatto. Avevo incontrato lui, dovevo andare nella libreria con Sibyl e poi mi sono rotta le scatole e ho mollato perché mi faceva veramente cagare il gioco, però sono arrivata fin là. Quindi niente, come al solito ditemi nei commenti che ne pensate. A me dispiace se lo ritenete merdoso, lo ritengo anch'io merdoso, non c'è poi tanto da discutere, io cerco di mantenere un po' viva l'attenzione, di commentare i dialoghi, però appunto c'è poco da dire a parte lamentarsi e comunque essere dispiaciuti, perché comunque è un gioco che aveva del potenziale, solo che è stato realizzato male. Come se avessero un concept interessante, perché fosse anche solo l'idea di questo demone che si annoia, come mi stavo annoiando io giocatrice a sentire quelle lamentele, e prende il controllo, è una figata. E anche, ripeto, quello che potrà poi fare al nostro Vulcan, veramente è figo, tipo si trasforma, gli crescono le corna, quindi avrà dei bonus ma anche dei malus, e non potrà indossare l'elmo per esempio, cioè belle idee, mannaggia loro, mannaggia. Ma è la stessa cosa con i giochi Sherlock Holmes, che tecnicamente fanno schifo, però si vede che c'è un'idea interessante dietro, che la storia è simpatica, gli enigmi sono simpatici, però magari graficamente fanno schifo, sono molto indietro. Li fanno così i giochi loro, vendendoli a prezzo pieno, ricordiamoci, ed è quello il problema. È quello il problema, perché tu puoi fare un gioco così, lo fai partire da 35 euro e io magari sto anche zitta, perché ovviamente... Non è un indie, ma è come se lo fosse. Se questo fosse un indie, tanto di cappello. Tanto di cappello, comunque.
anche solo per le idee, ma non lo è. Comunque, ripeto, fatemi sapere nei commenti che ne pensate, se volete che continuo. Io ripeto, vorrei fare un altro paio di gameplay, ma nulla più, non finirò il gioco, quindi non chiedetemi di finire il gioco, piuttosto vi porto altri titoli che meritano decisamente più, in primis Dragon Age Inquisition, ma anche altri titoli meno longevi, ecco, di altri generi e quant'altro. Quindi ci ho detto, io vi ringrazio per l'attenzione e noi ci sentiamo o ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Se questo video ti è piaciuto o ti è stato utile, prendi in considerazione la possibilità di dimostrare il tuo apprezzamento lasciando un like e un commento. Inoltre, in descrizione al video troverai il link a Ko-fi, un sito attraverso cui è possibile offrirmi un caffè o più di uno, sia con PayPal che con carta di credito. Anche in questo caso però mi farebbe piacere che i campi facoltativi di nome e commenti fossero compilati, così da sapere chi ringraziare e cosa pensi del mio lavoro. Va da sé che qualsiasi tipo di supporto, sia esso verbale o economico, è sempre il benvenuto. Detto questo, grazie ancora per l'attenzione e al prossimo video!